La Massese viene raggiunta sull'1-1 al 91esimo e pareggia in casa nel sesto turno con la capolista Seravezza Pozzi. Nei bianconeri, nell'occasione in maglia rossa, il mister Zanetti torna al 4-4-2 con il centrocampo a rombo, con Mosti al centro della difesa e Capitan Zambarda sulla fascia sinistra basso. All'esordio stagionale dal primo minuto Riccardo Lucaccini, classe 98, prodotto del vivaio. Si siede in panchina rispetto a domenica scorsa, Benedetti, con Amico e Del Nero fuori per infortunio. Dall'altra parte mister Vangioni propone il 3-5-2 con il temuto Rodriguez ed il veloce Mancini, ex bianconero al pari di Bondielli e Bongiorni, davanti. Parte dalla panchina Benedetti, ancora infortunato Bortoletti. Presenta il degli Olivetti anche il lungo degente seravezzino, ex bianconero Pegollo. Giornata calda ed assolata e primo tempo scevro di azioni degne di nota, animato solo dalla difformità di giudizio su vari episodi sanzionati e non dall'inadeguato signor Frascaro di Firenze, che ammonisce giustamente Remorini al secondo per simulazione, poi si dimentica il cartellino ed addirittura anche il fischietto in occasione di falli molto più gravi. La ripresa si rivelerà più briosa. Al secondo Remorini, servito da Fenati, ci prova da fuori ed il suo destro sibila a poca distanza dal palo. Al nono Granaiola sorprende Barsottini con un sinistro dalla distanza che si stampa sulla traversa. All'undicesimo, su cross in area di Spinosa da sinistra, Taddeucci stoppa di petto e Fedi lo trascina a terra tirandolo per la maglia. È calcio di rigore e la trasformazione di Remorini con un destro a pelo d'erba a dritta di Cavagnaro. Terza segnatura nelle ultime tre gare per il trequartista bianconero. Al 14esimo Vangioni sostituisce il centrocampista Bondielli con l'attaccante Benedetti. Al 17esimo, su angolo inventato dal direttore di gara, Mancini di testa manca lo specchio a porta sguarnita. Al 22esimo Frugoli, lanciato stupendamente da Capitan Zambarda in contropiede, si fa recuperare da Fiale che lo disturba al momento della conclusione e fallisce il 2-0 che avrebbe probabilmente chiuso la gara. Al 27esimo, su angolo da destra di Remorini e torre di Frugoli, Fenati è un soffio in ritardo. Al 36esimo, su cross di Borgia da destra, il massese Bongiorni indirizza di testa sotto la traversa, ma Barsottini salva alzando la sfera sopra il legno. Al 46esimo, nel primo dei 5 minuti di recupero, Rodriguez batte una punizione da tre quarti sinistra. La palla spiova in area, la difesa massese non libera e Benedetti controlla e gira in rete di sinistro. Domenica prossima trasferta in casa ancora di una capolista, la Lavagnese, reduce dall'importantissima e sorprendente vittoria in casa della Savona.